Io sono una persona digitale, il computer fa parte di me, non può stare a più di 50 centimetri da me, e la rete altrettanto, insomma, sono vivo connesso. Alphabook 5 anni fa ha avuto, diciamo, un'opportunità. Tra i nostri clienti avevamo molti editori scolastici e in quel momento stava partendo un po' il digitale in Italia, era proprio una cosa molto embrionale, quindi noi abbiamo un po' colto questa opportunità, quindi abbiamo iniziato ad affrontare il tema della scuola digitale. Il mondo della scuola sta iniziando proprio in questo momento ed è un mondo complesso perché impatta 7 milioni e mezzo di studenti, 800 mila insegnanti, un sistema, come dire, che è molto strutturato, è però un sistema che è nato più di 50 anni fa, quindi la scuola che c'è oggi era nata per formare, certo, gli studenti, i cittadini in un mondo che oggi non c'è più. Velocità e innovazione, secondo me, sono due concetti disgiunti, nel senso che l'innovazione segue una sua strada e non so se è veloce, lenta e non lineare. Tu puoi credere, immaginare che il futuro prenderà una strada e poi ti ritrovi in tutt'altra direzione. Io non sono mai riuscito a immaginare il futuro e ogni volta che l'ho fatto ho sbagliato. Per me il futuro è una grande opportunità, una risposta troppo semplice, ma ci credo. È l'opportunità che abbiamo di cambiare un po' la nostra vita. Per cogliere questa opportunità bisogna partire dalle nuove generazioni, bisogna partire dagli studenti, perché loro faranno il futuro. Se loro non sono formati, se non hanno gli strumenti adeguati, rischiamo di finire in una situazione di serie B.